Ciao ragazzi! Il giro di oggi comincia in qualche modo a novembre scorso, quando, di ritorno dal Sett Sass, mi trovo davanti a questa vista, il Sass d'Estria che si eleva sopra il lago di Valparola. Da lì nasce l'idea di ritornare in zona per salire il fronte sud-ovest del Sass d'Estria attraverso la nuova ferrata Fusetti, inaugurata nel 2018. Raggiungerne quindi la cima seguendo la via normale, per scendere poi lungo la stessa fino a rientrare nuovamente al passo di Valparola. Proviamo! Il punto di partenza si trova a lato del breve tratto di strada tra il passo Falzarego e il passo di Valparola. Il sentiero inizialmente scende con decisione in direzione sud-ovest e continua a scendere forse anche di più di quanto ci si aspetterebbe. Questo è il sentiero di avvicinamento alla ferrata Fusetti. Ma l'avvicinamento è abbastanza semplice, tutto sommato. Immagino traccia di sinistra. Bellissimo tratto attrezzato, ma più che altro così per l'esposizione. Ancora un pochino di cavo e poi si andrà un po' sul sentiero a vedere l'attacco. Qui il sentiero è un po' più ripido, si procede su ghiaie. Ecco, si vedono le prime persone sulla Fusetti, fatta in pieno sole pomeriggio, sarà una bella arrostita, speriamo di no. Allora ragazzi, questa è la partenza della ferrata Fusetti. Come vedete va inizialmente su questa diagonale e adesso vedremo com'è. Ma finora sembra, insomma, è classificata come moderatamente difficile. Non penso sia facile, ma insomma, vediamo. Ecco, ho fatto questo primo traversino, questo diagonale, si va su più dritti. Ma allora, dopo il primo strappetto cavo un pochino sul terreno, pendenza diminuisce, cambio di cavo, adesso si va nuovamente su. Diciamo che gli appigli sono tantissimi, gli appoggi, bisogna guardare dove si mettono i piedi, a volte sono un pochino già usurati, un pochino lucidi. Ragazzi, allora sono a metà circa della Fusetti, ma il cavo si vede un pochino qua. Qui sale meno ripida della Col dei Boss, non è banale, molto bella, molto panoramica, Col di Lana, Marmolada, Sett Sass, Dolomiti di qua, stupende. Adesso c'è un traverso, ve lo faccio vedere. Ecco, finito questo trattino, lì c'è un traverso, adesso vedremo com'è. Il paesaggio è niente, strepitoso. Arrivata qualche nuvoletta, ma non importa, quello è il Sett Sass, è impressionante, Sett Sass grande, quello lì, vediamo se riesco a indicarlo, quello lì è il piccolo Sett Sass. Montagna dalla quale si gode di una splendida visuale, poi il Gran Vernelli, il Padone, insomma. CF Col di Lana, tanta roba. Ma il traverso, come vedete, è praticamente un sentiero esposto,
attrezzato molto bene, tutto con cava continuo, niente da dire, riposante, panoramico, bello anche per fare qualche foto. Guardate che bello quel civetta lì. Allora, appena superato il Col Traverso, la ferrata continua a salire queste lastre, queste rocce. Là vedete alcune persone percorrerla più in alto, e ma sembra qua è meno inclinata sicuramente di prima. Ci sono molti fittoni, quindi il cambio, anche solo il cambio moschettone, richiede un po' di briga, però attrezzata benissimo e qua a occhio sembra un po' più rilassata. Vediamo. Ecco, dopo questi tratti qua, quelle persone lassù vi danno un po' un'idea delle difficoltà ancora da fare. Penso che dovesse quella signora o quel ragazzo, penso sia finita, adesso vedremo, però diciamo quelle penso sia l'ultimo tratto. Il panorama verso il Sept Sass da qui è davvero spettacolare. L'ultimo tratto prima della cima è abbastanza in piedi. Un po' di pazienza. Allora, sono arrivato alla fine del tratto attrezzato. Ora ci sarà un pezzettino di sentiero per andare fino alla croce di vetta. Allora, qua è tutta una trincea continua, toccherà saltare questa trincea. Sì. Avanti. Lì è dove si arriva, splendida la marmolada. Dietro il Col di Rana il Sief, qui l'immancabile Sept Sass, dietro pazzesca la vista su Sella che spunta appena, poi il gruppo Puez Orle è pazzesco, visibilissimo, molto molto bello, col Sassonger qui ben ben visibile, e poi ragazzi le conturine, guardate che roba. Conturine meravigliose con questa luce poi. Allora, usciti dalla ferrata si vede una croce, in realtà non è la cima, la cima è più su, immagino sia quella ovviamente. Qui si passa, c'è ancora un po' di neve tra resti di guerra, molti ovviamente. Il sentiero comunque fino a qui è segnato, diciamo una difficoltà escursionistica. Fa pensare come la guerra abbia traforato e trasformato questo rilievo.
Allora, finito il tratto attrezzato, c'è una parte di sentiero, trincee e tutto, e poi ci sono le roccette, primo grado, superiore, forse qualche passaggio anche leggerissimo di secondo, e poi si sale, lì poi c'è nella fessura una scaletta con un po' di cavo, qui c'è ancora un pochino da, diciamo, mettere mano su roccia, non è tutto un sentiero, anzi. Ragazzi, la verità è che, nonostante la stagione inoltrata, ho trovato i passaggi in trincea della via normale a tratti ancora pieni di neve, per cui ho improvvisato delle varianti, talvolta pure vagamente segnate con bollini rossi, ma che hanno comunque richiesto vari passaggi su roccia di primo e secondo grado per raggiungere la cima. In normali condizioni estive e prive di neve, la via normale al Sas d'Estria ha invece più questo aspetto e si sviluppa, per buona parte del suo tracciato, all'interno delle trincee presenti, che richiedono comunque attenzione anche per non perdersi nelle loro ramificazioni labirintiche. Questa è la fessura. Allora, usciti da questa trincea, la cima è ancora là, quindi ancora un piccolo strappetto. Sebbene la sua cima non raggiunga i 2500 metri di quota, il Sas d'Estria offre una vista meravigliosa e a 360 gradi. Ragazzi, speriamo che questo video sul Sas d'Estria vi sia piaciuto. Se sì, magari metteteci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale se non lo siete già. Noi vi diamo ora appuntamento al nostro prossimo video insieme a noi. Ciao, buona montagna!